Wilmer d'Alessandria dice: leggete questo messaggio perché ci sono due Ventura da valutare. Quello che ci ha portato in Serie A e che comunque ha dato a tratti anche un buon gioco, e poi c'è anche quello che ha distrutto Bianchi e perso sul filo di lana il primo posto, perdendo malamente punti importanti a volte facilissimi. È stato giusto confermarlo? Secondo me sì. La conferma Mi sembra un po' ingrato, mi sembra un po' ingeneroso come messaggio. Quando tu hai un contratto per un anno e raggiungi l'obiettivo, la conferma è praticamente automatica. Dopodiché il curriculum di Ventura dice che spesso ha fatto benissimo il primo anno e ahimè tante volte non ha fatto così bene il secondo. Questo lo vedremo, non è che il curriculum debba poi essere preso come Vangelo. Però eravamo abituati che facevano già male il primo. Esatto, questa volta prendiamo il buono, siamo andati fuori. Quindi siamo andati a salire. Godiamoci una volta. Stasera pesciolini a go-go. Una domanda al volo velocissima. In cosa secondo te Ventura è stato più bravo quest'anno? Sì. Qual è stato il suo pregio maggiore, tecnicamente, a livello vedi di... Che bravo, io credo... Non gli facciamo più noi le domande, le fa lui a noi cioè, io credo no, che... no, vabbè, è proprio una curiosità. La cosa che mi ha colpito di più è che ha convinto i giocatori a rimanere e a credere che avrebbero potuto diventare una squadra, e ci ha messo poco a farlo. Ma e chi ha convinto cosa... D'Ambrosio, De Feudis? Questa è la cosa più determinante. Ha convinto Bonna. Ha convinto Ogbonna. Ha convinto ma questa chi gente è che avrebbe fatto offerte a Ogbonna? Secondo te Cairo non l'avrebbe ceduto avesse ricevuto offerte? Secondo me qualche no, offerta è arrivata. Perché il professor poi bisogna... quando parla dice sempre delle ovviamente no, delle cose che vanno annotate perché si verificano, perché sono così, anche quando fa i suoi highlights dice sempre delle cose perfettissime. Ah, cioè, potrei fare gli highlights dicendo qualcosa di diverso. Ha giocato il giorno prima. Però, è partita male Silvia, perché sembrava che volesse tirarti una bastonata. Invece ha detto, guarda che era positiva. Però dire che ha convinto dei giocatori a restare significa che ha convinto De Feudis, D'Ambrosio... No, scusate. Allora se no andavano a fare veramente gli imbianchini a casa del mio amico. Allora te la chiarisco meglio. Quando lui è arrivato e ha fatto la conferenza stampa, la gente l'ha guardato e gli ha detto: ma lei si rende conto della bolgia in cui si trova? Mi ricordo bene che prima di fare la conferenza stampa con i giornalisti è stato avvicinato dai tifosi, ha dovuto incontrare i tifosi. Lì i giocatori avevano paura a giocare. Lui ha detto che la prima volta non volevano uscire dallo spogliatoio. Il primo raduno alla Sispor, che era luglio, prima che partissero per Sappada, ha detto che i nuovi arrivati non volevano uscire. Io credo che lui lì abbia speso del suo, della sua credibilità, della sua competenza, della sua esperienza. Sicuramente sì. E quella è la pietra sulla quale si è costruito tutto. Ma io vorrei Ventura a vita, perché secondo me ha fatto benissimo. Però non diciamo proprio queste cose. Il nostro mestiere, Fabrizio, è quello di trovare anche tutti gli aspetti. Beh, però, che insomma, ha trovato una situazione molto difficile. Senza quello non si sarebbe partiti. Senza quello non si sarebbe partito. Secondo me lui è stato bravissimo. È stato bravissimo, ha interpretato magnificamente quasi tutte le partite, dai suoi errori ha imparato, è riuscito a rivitalizzare alcuni giocatori, ma ragazzi, non è che gli abbiano dato bassi in porta. Intanto ha preso Coppola, gli è andato subito, partiamo dal portiere, che è un signor portiere, aveva appena vinto un campionato, non volevano uscire dagli spogliatoi. Ma pensate che sempre sia come giocare all'Inter, al Milan, al Napoli o alla carità, Roma? Sul discorso delle pressioni, d'accordissimo con te, questo è un discorso fatto con tutti gli allenatori che si sono avvicendati in questi ultimi anni, non c'è dubbio che... Però probabilmente dove ci sono delle società più strutturate è anche più facile lavorare, perché il lavoro dell'allenatore, come dire, è più un lavoro di campo ed è meno un lavoro da psicologo o da direttore sportivo, direttore generale e quant'altro. Questa no, è la mia opinione. No, lui è stato bravo perché ha capito che Antonio Comi gli era utile, Giacomo Ferri gli era indispensabile, che tutto lo staff, che era quel poco di personale che il Torino ha nella sua struttura, gli tornava utile. Ha saputo fare anche il manager, per cui tanto di cappello al signor Ventura. Però se andiamo, se facciamo il nostro mestiere, Fabrizio, dobbiamo anche dire che insomma non posso sentire quello che ha detto il professor Pennò. Pazienza, ormai l'ho detto. Non è che dillo lo devo quando sai, non vengo in trasmissione. Sai Marilena chi vuole per il prossimo anno? Vuole assolutamente confermare a vita D'Ambrosio. Senti, lo puoi scrivere tu.
No, male al ginocchio. E tuo papà lo sa. Fantastica, fantastica, fantastica. Manoli, ah sì. L'unica bandiera su cui puntare è Orbon, dice Giacomo. E poi c'è una domanda a proposito di asta, dopo ne parleremo, e va bene. Allora, invece, torniamo adesso ai voti, perché voto 4 a Silvia, perché ecco. dice Gin Tonic, dice 4 a Silvia perché il toro in A non può pensare di salvarsi, soltanto perché le altre sono penalizzate. E poi chiede, l'arrivo di Sansone è possibile? Io mi permetto di dire una roba, tutto ragazzi, con tutto il rispetto di Sansone, stiamo parlando di Sansone che ha 25 anni, che non è più un ragazzino, è un buon giocatore di Serie B, in Serie B forse può anche fare la differenza, ma sempre Sansone è. Gabriella mi guarda come dire, ma no, chi è ma Sansone? Infatti, no, a parte quello, ma infatti piuttosto che andare a cercare nomi di persone già conosciute, io vorrei qualcuno anche di sconosciuto che nessuno ha mai sentito, ma che sia in gamba, che si dia da fare. Che abbia fame. L'altra sera ho scritto gente disposta ad arrotolarsi le maniche, e alla fine di quello ha bisogno il toro. Molto i nomi bene. Conosciuti di 25 anni ce ne facciamo poco. Roberto da Santena, auguroni a tutti gli abbonamenti. Quando e quanto costeranno? E questa è una bella domanda. Lo vedremo. Ci stanno, ci stanno pensando. E poi si vedrà. Nina da Torino vuole Bianchi e Sorrentino, e per secondo portiere vuole Nando Coppola. Beh, Nando non lo fa il secondo, Nando si viene fatto. Fabio, hai una maglietta lì a proposito di quello che dice Nina? Sì, in realtà ne ho due di magliette, ne ho due che ho pensato proprio a chi portarle. Le dedichi. Le dediche, esatto, magliette dedicate. Una non può che andare, quella di Rolando, non può che andare al prof. Sì, però gli dedichi la maglietta nera. Infatti. No, vabbè, questa c'era. Questa... Un ragazzo no, straordinario, c'era. Sono onorato di poterla utilizzare. Visto che ne hai sempre parlato e ti si tacciava di essere contro, no. Ironicamente, la maglietta di Bianchi. La gente che ascolta, non quella come Silvia che prende solo le prime tre parole e poi non ascolta più, ha capito perfettamente che io stimo e amo Rolando Bianchi. Il ragionamento è solo che quando tu giochi in una squadra e se hai un allenatore che fa un certo tipo di gioco, forse Rolando Bianchi non rende per come avrebbe sì, potuto. Sì, è vero, rendere. Il suo pensiero, quindi, il suo pensiero. Il mio ragionamento è negli ultimi due anni però abbiamo privilegiato la squadra e Rolando ci ha rimesso, e allora è giusto che se ha delle offerte e delle possibilità per fare bene la Serie A in una squadra che crede in lui vada. Dopodiché no, io che lo stimo faccia il gioco. Ascolta di Bianchi che cosa dice Fabrizio, dice sarà dura tenerlo, ma immaginatevi cosa potrebbe succedere se facesse il gol decisivo al 90esimo in un derby. Vabbè, potrebbe farlo anche da un ciao prof. Mitica Silvia, Oia! Ciao mitico prof, sono Danilo, dice a proposito del prof ci siamo scritti su Facebook. So che ormai sei sempre su Facebook. Cioè io vivevo sereno, Facebook, avevo da due anni una roba che non usavo con 18 amici che erano poi 18 che avevano detto vuoi essere mio amico? Va bene, sì, finito. No, ma adesso da due settimane da quando ho fatto l'errore di cliccare su questa bellissima pagina Facebook perché Fabrizio continua a chiedermi di avere 200 amici. Però e quindi io lo chiedo sono sempre anche a Silvia che intrattenere farlo, dei rapporti o sei sempre abituato. Su Facebook o con me ho avuto fortuna io perché ho scritto grande prof benvenuto, tre secondi dopo mi ha messo mi piace, mi ha scritto ma sono qui più per gestire o che si è attaccato al computer. Io lavoro Fabio, altra maglietta. Sì, quest'altra maglietta a chi la dedichi? Questa maglietta la dedico a Silvia viste le sue origini italo-brasiliane, quindi pinga che grazie. Insomma ha fatto abbastanza bene da noi, una maglietta del 2004-2005, l'ultima maglietta del Torino Calcio, quindi non Torino FC, ma Torino Calcio prefallimento, ecco, quindi sembra quella del Paris Saint-Germain, sembra blau sì, e gran. Molto tipo è vero, ma lì avevamo Fabio... dei fantasisti sulle maglie, una volta la facevano rossa. Sì, fra l'altro c'è chi tira le orecchie anche per quest'anno a Cairo, perché dice la maglietta del Torino, del Toro, è sempre stata storicamente la seconda maglia, la maglia del River Plate, certo. E invece quest'anno aveva la banda così. Devo dire che però la banda così ha portato meglio che non la banda... È sempre stato così negli anni comunque. Sì, la banda vero. Tipo River è stata vero, una... Non Fabio, sempre. Andiamo a vedere il come eravamo tuo di questa settimana? Assolutamente di che cosa sì. parliamo? Allora, fa riferimento alla finale di Mitropa Cup che si è giocata il 4 giugno del 1991.
La Vitropa Cup, piccolo inciso, era una coppa che si faceva tra le vincenti, si faceva perché non si fa più, tra le vincenti dei campionati di Serie B, di seconde divisioni, di Italia, Germania e quant'altro. Botte da Orbi, bellissimo. Noi affrontiamo il 4 giugno del 91 il Pisa, vinciamo 2-1 dopo i tempi supplementari, a Polidori risponde Martin Vasquez su rigore e poi il 2-1 ai supplementari lo segna tale Carillo, che probabilmente chi ha meno di 30 anni, 35, non sa, Carillo. Che però tale adesso Carillo è il vice allenatore di Iachini alla Samp. Esatto. Ma andiamo a vedere. Ha giocato anche filmato. Junior in quella partita. Esatto, vero? Gioco Junior, l'ultima partita che fece in maglia granata. Che fa l'assist, andiamo a vederlo. Con la vittoria del Torino per 2-1 si è conclusa ai supplementari la finale tutta italiana della Mitropa Cup fra i Granata e il Pisa, terminata pochi minuti fa allo stadio delle Alpi. La rete decisiva segnata da Carillo dopo un'insistita azione dei brasiliani Junior e Amarildo, abbiamo visto proprio il gol di Carillo, a un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con reti di Polidori per il Pisa, cui aveva risposto il gol di Martin Vasquez su rigore per il Torino in pieno recupero. Il Torino ha giocato in 10 dalla fine del secondo tempo regolamentare per l'espulsione di Policano e rivediamo adesso il gol di Carillo. I Granata subentrano al Bari, vincitore nell'anno scorso nell'Albo d'Oro della Mitropa Cup. Allora, c'è un messaggio, io lo leggo, Leo, non Junior, vuole sapere. Dice, vabbè, consiglia di tenere Darmian e poi dice, Silvia, ma che guanti stupendi, io li prenderei granata. Va bene. Ma non li trovo. Leo, grazie. Ma gliel'ha prestati Leo. Coppola, non, perché... non credo che, insomma, forse non si addicono molto a Leo i tuoi guanti, però è un'idea mia, per carità. Ma diceva al posto di sì. Ma per carità, no, bah, vabbè, che però li vorrebbe mente, proprio, sì. Insomma, prof, ma Leo vorrebbe per sé i guanti granato? Sì, o per Leo sì. Vorrebbe avere dei guanti granato. Vorrebbe avere i guanti così, sì. Ma lui non ha capito. No. La maglia rosa. Ma le stelle dove li mette, caro Fabrizio? Le stelle. Con la maglia rosa. Le stelle stanno a guardare. Dopo la pubblicità ne parliamo. Una ragazza bellissima l'altro giorno. Ah sì? Non lo sai anche lui. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, nel frattempo io indago, perché questa mi manca. Pubblicità, ci vediamo subito.